Ok, un viaggio a Parigi ci costa 2000 dollari. Andiamo. Sfida 1, la zuffa di Buckle Joke. E poi altre sfide che non sappiamo, compresa una bonus. Vabbè, noi andiamo. Urrà! Ora possiamo permettere un taxi. Quasimodo, e vai così! Sì, stiamo arrivando, pericolo mortale. Giovanna d'Arco, Jerry Liu. Pericolo mortale? Nel senso di rischio per la vita e gli arti? Sì, ma non perdere i soldi con tutta la fatica che ho fatto per prenderli, Ma che ne sarà del mondo con tutte quelle scimmie? E il problema qual è? Tutti amano le scimmie, è risaputo. E il gigantesco, splendente, prezioso diamante? Cosa aspettiamo? Dobbiamo salvare il mondo! Muoviti! Muoviti! Parigi, ragazzo! Parigi, ragazzo, andiamo! Bella Parigi, però! Posso dire che a livello di upskilling mi ricorda tanto la versione di dei vari posti che abbiamo visto in Madagascar 3, però su PlayStation 3, ovviamente. Dunque. Abbiamo i soliti nostri tizi che ci inseguono, abbiamo le statue del cane di... Non è il cane di Tom e Jerry quello? Aspetta un attimo. Assomiglia, però forse no, Sai che, onesto, non mi ricordo chi è lui? Sono loro. Ok, io intanto uccido sta gente. Che di fastidi di gente che mi vuole fare le fotografie. Magari anche no, dai. Ecco qua. Ma io posso andare in acqua? Qua no, non è vero, non posso andare. Può andare Daffy, però. Facciamo cambio. Frena l'entusiasmo, guastafeste. Frena l'entusiasmo, esatto. Allora, aspetta. Andiamo giù e prendiamoci un bel po' di soldi che li abbiamo consumati per arrivare fino a qua noi. Ecco, qui. No, fin qua. Perfetto. Grazie che ci ridate tutti i soldi che abbiamo speso fino ad ora. Ecco qua, fantastico. Non indicare. Io intanto continuo a tirare via sta gente. Ma no, per un attimo pensavo si sarebbero rotte e ci avrebbero dato un po' di soldi. Oh, io continuo a passarmi un attimo tutte le fontane. Oh, aspetta, a proposito di fontane. Ecco qua, ci sono 20 statuette, come al solito. Ah, certo, il bonus è per le statue, ovvio. Il bonus è per aver trovato tutte quante le statuette. Allora, che cos'hai per me tu? Io continuo a lanciare l'amo, ma tu non... In vendita 1500. In vendita, dico, in vendita. Ma sai che per adesso magari anche no? Comprassimo delle scimmie da un gallinazzo. Magari per adesso no. Magari più avanti ci servirà per il completismo o per andare avanti nel gioco. Però per adesso direi che ne abbiamo un buon numero, no? Io intanto, come dicevo, proseguo la mia scalata letteralmente verso il milione. Allora, abbiamo qua sopra soldi e statuette. Ma come ci arriviamo? Forse dobbiamo solamente salire di sopra. E a proposito di salire, ecco qua un'altra statuetta. Grazie. Probabilmente ci serve più Bugs che Daffy qua, però... calmo. Sì, mi sa di sì, Che qui abbiamo bisogno del doppio salto se vogliamo proseguire. Non è che... No, per un attimo ho pensato... Non si butta via niente. Ok. Per un attimo avevo pensato che ci avrebbe fatto sbalzare su Daffy o nell'evenienza anche Bugs, però... Io intanto proseguo. Non so quanto ci vorrà a livello di soldi per proseguire nei prossimi livelli, ma per adesso siamo di nuovo a 2000. Spero che bastino e onestamente spero me ne avanzino anche per prendere la scimmia dal nostro amico Pollone. Allora, aspetta. Ecco qua. Perfetto. Ma vuoi vedere che forse... la statuetta è per entrambi i, come si dice, collezionabili del livello, quindi sia Bip Bip sia appunto la rana. Perché forse sì, è più la rana che Bip Bip, però non escluderei entrambi. Ok, quindi noi abbiamo preso la ranocchia. Ora però, dove dobbiamo andare? Forse qua dentro? Direi di sì, perfetto. Benvenuti al famosissimo museo del Louvre. Del Louvre? Il Louvre? Il Louvre. E che c'è in questo Louvre? Qualche quadro con un paio di alberi. Pipì le pussola.
Che è diventato Pepe il detective. Il mio regno per un indizio. A pensarci meglio, il mio regno per un regno, no? Vabbè. Deve aver perso una lente. Qualcosa scontata. Preoccupa Pepe la più. E che cosa ti preoccupa, mon ami? Sapevo che il pavimento fosse tanto interessante. Stai visitando il famoso Louvre in un momento drammatico. I nostri dipinti più famosissimi vengono rubati durante la notte. Il libro però mi sfugge. Sfugge al grande detective Pepe Le Pew. Se io potessi recuperare i dipinti, ne sarei così felice. Vuoi aiutarmi? Ma certo! Ti troveremo i tuoi capolavori, amico! Quindi si è aperta la porta verde ora. Nonna, ciao! Non si allontanano mai così a lungo. Tranquilla, nonnina, ce ne occupiamo noi. Dici Titti e Silvestro? Allora, chiamiamo Daffy. Ecco qua. Facciamo un veloce change e vediamo se c'è qualcosa qua dentro. No, però sempre meglio provare sia mai che Bugs muore in 2 centimetri d'acqua. Oh, ma quanto parlano tutti e due, mamma mia. Allora, qui abbiamo bisogno di Bugs. Ah, c'è qualcosa là sopra. E per qualcosa si intende statuetta e tanti bei soldini. E gatto Silvestro, tra l'altro. Allora. E dai! Ero riuscito a sfuggirgli tantissimo, mamma mia. Chi l'ha detto che i francesi sono maleducati? Questi qua è meglio proprio evitarli, ma proprio sempre. Mamma mia, che fastidio. Allora, Daffy, vieni un attimo. Allora, la domanda è, ci arrivo? Calmo. No. Però per avanzare qui ci serve invece Daffy. Ok, calmi un attimo. Ecco a voi la squadra B. Era ora, brutto. Che cosa ha aperto? Michelini. Altro che, chiedo il cambio per un po', Daffy. Che cosa mi ha aperto? Ah, ma scusami, ma non era apparso. Ma dai, cioè, va bene tutto. Come avrei dovuto capire che era questo se non appariva? Ok, allora, calmi un attimo. Allora, ci arrivo, dite. Qua purtroppo è questione di precisione. Ok, ci siamo arrivati, 3, 2, 1. Nello spazio, perfetto. Allora, calmi un attimo che forse riesco anche a tornare indietro. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, io direi, iniziamo ad andare a prendere tutto, letteralmente, che siano anche solo i soldi, che schifo non fanno. Dunque, abbiamo Pepita d'oro, altri soldi, abbiamo Titti e Silvestro, abbiamo anche la nostra statuetta. Io direi, per il momento, occupiamoci di un lato solo. E questo gioco, ti giuro, mi sta facendo impazzire, perché ogni volta che c'è un dirupo gridano tutti e due come se stessero cadendo. Anche se stai facendo il doppio salto, anche se stai volando. No! Ok. Ho trovato l'oro! Perfetto. Grazie. E grazie. Ok. Dovrei aver preso tutto. Via Silvestro! La tua buffa parlata. Se non fosse per la mia fortuna, forse non sarei così fortunato. Stava scherzando. Non mi avrete mica mangiato. Te lo auguro. Sai che quasi quasi, già che ci siamo, un altro giro per i soldi me li farei, però guarda. Tanto anche uscendo e rientrando riappaiono, quindi posso stare a posto. Avanziamo. Non mai Black Jack. No, dai. Trovo un modo per vedere attraverso l'inchiostro invisibile. Ok, credo di aver bisogno. Chi? Io? Ma scusa, perché c'è? Cioè, va bene, dai. Niente di male, ne riconosce. Perché c'è una statua della nonna? Sono loro. Allora, prima di tutto, via da qui. Ecco fatto, grazie. Ma quante statue della nonna ci sono? Mamma mia. Detto ciò, io intanto. Esatto, prima mi prendo le crocchette. A sto giro ne abbiamo già trovate 3. Siamo onestamente ancora a inizio livello. Dunque, dov'è che è la porta? Eccola qua. Affitta il costume spia 75. Ma serve a me o serve a Bugs? Ok. Però io lo vedo, ma scusami. Dove vai così di fretta? Scusami, io lo vedo benissimo. Andiamo, va. Non riesco a credere che ti farai vedere in pubblico con tanto così. Ovvero?
La di di, la da da, la da da. Colpisci il ladro ora che lo vedi. E come lo colpi? Torna indietro, piedi. Fermo qui. La porca. Ah, la telecamera è invertita. Oh, ah, no, devo colpirlo a martellate. Allora, aspetta. Dov'è? Fermo lì. Ok, colpito. Sta attento, mon ami. Ma porca. È una. Fermo lì. Ma porca. Aiuto. Basta. Fermate quel canadese. Quel canadese. Ma porca. Ma sai che è difficile perché va. Continua a fare zig zag sto stronzo, eh. Ma porca miseria. Allora. Ok, preso. Dov'è il quadro? Grazie. Eccolo là. Ma che stronzo, smettila. Preso. Dammi il quadro. Grazie. Non sai fare niente di meglio? Disse quello che sta scappando e sta prendendo le martellate. Grazie. Per fortuna che sta cosa non è a tempo, letteralmente. Preso. Combatti come una femminuccia. Grazie. Che hai nella borsa, campione? Preso. Grazie. Il famoso Black. Ne manca uno, ne manca uno. Colpisce ancora. Però no! Stronzo! Dove vai? Dov'è? Dove è andato? No! Ma come? Ma porca miseria, è finito il tempo. Allora, lo sapevo che era tempo, però, cavolo, pensavo che questi costumi li potessi tenere bene o male per sempre. Vabbè. Abbiamo speso $150, va benissimo, dai. Ecco qua, grazie. Dai, corri ora, ne manca solo uno, eh. Preso. Ti avverto, non farlo mai più. No. Ciao ciao. Battuto da un paperò e da un coniglio. Da un paperò. Morirò di vergogna. Beh, ci credo, anche chi non lo sarebbe. Quindi ora? Ah certo, dobbiamo andare da Pepe ora. Andremo da Pepe che ci farà aprire la seconda strada e noi potremo proseguire. Pepe! Pepe, dove sei? Pepe, eccolo. Mesomi, avete reso un grande servizio alla Francia. Lo so. Darei la croce di guerra, ma siete di Hollywood. So che capirete. Può andare bene questa scimmia? Certo. Sei dolcissima, nonnina. Ma cosa c'entra la nonna? Tu pensi che dovrebbero darle almeno un paracadute, vero? Cosa c'entra la nonna? Vabbè, guarda. L'hai fatta appena in tempo, ma può andare. Ma appena tempo cosa? Vabbè, guarda. Taddeo combina qualcosa in una delle gallerie. E allora proseguiamo. Finalmente posso conciliare le mie due grandi passioni: la caccia e le opere d'arte. Ma come? Eccola qua. Non indicare, non indicare. Ti-di-di-di-di. Ma vai via. Allora, vieni qua, Daffy. Perfetto. Sì, 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 sei il mio più grande fan. Devi starmi lontano. Ma quale statue delle rare proprio ce le regalano, eh? In realtà capisco benissimo perché qua siano messe in bella vista. Perché sono, sai, opere d'arte. Non ho fatto niente a sto giro, incredibilmente. Gli siamo proprio stati lontani, tra l'altro. Ok, guarda, meglio muoversi. Letteralmente meglio andarsene da qui. Ma non è che, sai, Dark Soul, no? Niente, ma Van Gogh Bugs, scusami. No dai, non voglio distruggere i quadri, per favore. Ma beep beep, scusami. Roadrunner, Tastius, Supersonicus. E posso distruggerlo, e vabbè dai. Io adoro una bella canzone sdolcinata. Ok, questo tra l'altro episodio io lo ricordo. Loro praticamente fanno una parodia di uno spettacolo teatrale, anche fatto benissimo tra l'altro. Veramente bel episodio questo. Ecco qua, in ogni caso meglio distruggere le prove. Quello invece che cos'è? Fa vedere. Sai che non lo so? Sembra una roba fatta con l'IA. Ah vabbè, questo è un po' ovvio che cosa sia. Vabbè dai, proseguiamo. Grazie dei soldi e andiamocene. Taddeo, dove sei? Oh, ma a livello di texture comunque il gioco se la cava mica male.
Questa statua sembra scadente. Ma porca miseria, vai via! Mamma mia! Fastidiosa sta gente! Ecco fatto, grazie. Certo. Ehi, altri 5 centesimi! Non solo 5 centesimi, sono letteralmente 5 dollari. Vibra per... Oh già! Ho dimenticato questa cosa. Tocca a te, macchina sposta terra con le orecchie lunghe. Purtroppo, non potendo sentire le vibrazioni con l'emulatore, questa parte qua me la dimentico costantemente. Ma perché effettivamente non mi sembra che abbiamo visto altre zone d'erba a parte questa, forse? Forse all'inizio, però vabbè. Sono ricco! Sono ricco! Oh, guarda un po' una statua. Oh, guarda un po' un'altra statua. Perfetto, grazie. Ecco, fatto, perfetto. Allora, vieni Daffy per... Ah, dai! Ma porca miseria, era un'animazione, non vale! Non vale sta cosa! Ma dai! Eccolo qua! Io giocavo a biglie. Perfetto, una cenetta a base di anatra. Caccia al papero. Palla da biliardo. Quindi dobbiamo usare per forza Daffy, immagino. Stagione della caccia, attenzione a Taddeo. Ok, però posso fare cambio, perfetto. Io non mi scappo adesso. Sbrigati, torna nella tua bolla. Fai in modo che Taddeo spari sui cartelli. Finalmente posso conciliare le mie due grandi passioni. Allora, calmi un attimo. Ok, non posso colpirlo. Quando sei in piedi, rotolare per... Quando corri. E cosa mi serve? Vieni qua. Ok, colpito. Caccia. Ah, oddio mio, ho già capito cosa dobbiamo fare. Non indicare. Vieni, sparami. Preso. La prego, può dirmi in che stagione ci troviamo? Dai, ma... Oh. Ehi, sono il tuo più grande fan. Ma aspetta, forse ho capito, devo prenderlo io il fucile. Sparare col cerchio. Oh, ho capito. Allora, fermo lì, Taddeo. Dai. Shh, ho bisogno di assoluto silenzio. Ma porca. Non vedete, sono a caccia di conigli. No, i conigli sono a caccia di te ora, Taddeo. Ok, quindi mi basta un colpo, Mi basta un colpo per farlo perdere vita, ok. Perfetto. Taddeo, di qua, vieni bello, vieni. Per mille fucili, sono così confuso. No, di qua. Preso. Mi stai facendo veramente arrabbiare. E io intanto sono in alto, quindi non mi puoi neanche prendere. Di qua. Le tracce della sua preda. Bravissimo. Non so a chi devo sparare. Di qua, Taddeo. Sono loro. Mi chiedo perché non facci nessun altro al Louvre. Ma porca miseria, sto fotografo de merda. Bisogna ammettere che hanno parecchie cose belle al Louvre. Sento profumo di papero. È la stagione del coniglio e basta. Te, uccidiamolo prima che ci dia fastidio un'altra volta. Guarda, ci sono i VIP. Un altro fuori combattimento. Perfetto, vieni Taddeo. Se almeno parlassi francese. Ah, è riapparso lo stronzo, lo fanno apposta. Ok, perfetto, vieni che ce n'è ancora uno. Di qua. Perfetto, una cenetta base. Perfetto. Non ci arrendi mai. Oh, cacchio. Dov'è? Ti prego, una stagione qualunque. No, ma porca. Preso. Oh. Ma la scimmia, ok, aspetta un attimo. La pagherai cava, rimbroglione. Rimbroglione. Come ci arriviamo là sopra? Ok. Però scusami, c'era anche un lingotto d'oro che mi sa che è finito oltre il muro. Ah, porca. Allora, mi sa che dobbiamo usare Bugs, visto che qua non era il suo turno. Ecco qua. Vediamo se c'ho ragione. Non lo so, però intanto... Esatto, dobbiamo riuscire a salire di sopra. Dici che ci arrivo? No, non ci arrivo mai da questa parte. Vabbè, oddio. Oddio, guarda che... Forse giusto pelo pelo, ma ci potresti arrivare eventualmente, Ok, eccoci qua.
tocca a noi, perfetto. Ah, di nuovo quello da spia. Eh beh, certo, c'è quello invisibile. Allora, perfetto. Ok. Ah, eccolo, perfetto. Vieni giù. Torna giù, per favore. Dai, che cavolo, mi fai perdere tempo. Oh, che già sto cacchio di travestimento a tempo e purtroppo scade. No. Ok, facciamo attenzione in queste zone. Più che altro la telecamera. Calmo, calmo, calmo. Ok. Ok. Ecco, appunto. Dio mio. Allora, prendiamola. Iniziamo dalla scimmia. Iniziamo a prendere la scimmia, poi tutto il resto. Ehi! Perfetto, c'è quella col diamante, tra l'altro. Ma no, ma scusami, ma io devo... Oh, cacchio. Lì c'era anche un lingotto d'oro, tra l'altro. Allora, aspetta. Dio mio. Allora, quindi il danno da caduta c'è in questo gioco, ma devi cadere da davvero tanto in alto se devi morirci. E guarda un po', dietro il piedone gigante, statuetta. E siamo già a metà. Purtroppo credo che non ce la faremo per via del fatto che, non vibrando, non posso sapere dove si nasconde tutto. Ok, iniziamo dal lingottone. Perfetto, calmo. Poi... calmo, calmo. Ok, calmo, perfetto. Allora, un salto ci divide dalla statua. Perfetto, perché non potendo abbassare la visuale, non so dove si trovano le cose in basso. La visuale, mamma mia. Ok, ok. Ai minuti contati. Anche io. Ok, preso, preso tutto. D'accordo, possiamo uscire finalmente da questa parte, giusto? Ok. Ma porca miseria, sti fotografi de merda. Testa di 16 bit. Guarda un po', un'altra ranocchiotta. Ok, e siamo a meno 7. E guarda un po', un'altra statua. Perfetto, ce ne mancano solo 6 ora. Non vorrei già tirarmela, ma forse ce la facciamo a sto livello, eh? Con le statue, perlomeno. Ok, dove siamo ora? Niente male. Di nuovo all'interno della galleria. E guarda un po', un'altra statuetta gratis. Perfetto. Altre 2 statue di rana. Perfetto. Ecco qua. Addio al mio più grande fan. Ecco qui, aspetta. Grazie. E con questo ce ne mancano solo 3. Si butta via niente. Che io in tutto questo sto girando a caso per il momento. Che ne dici di perlustrare la sala principale di là? Oltre alla sala in forma di scimmia con quel grande diamante. Diamante? Catturate quella scimmia. Ma dobbiamo farlo insieme? Devo farlo da solo? Ok, credo che dobbiamo farlo assieme, aspetta. Meglio accompagnarlo, che non si sa mai. La scimmia torna subito qui. Torna subito qui, piccola peste. Ehi, un soldo. Ah, porca. È proprio un livello inseguimento, mi sa. Presa. Anche tu, fermo. Io denuncerò alla protezione animali. No, c'è Taddeo. Porca miseria. Ci starebbe bene con il mio peso sul mio cammino. Allora, grazie. Ecco che ci risiamo. Chi ti ha insegnato a sparare? Tua madre? Non porca. E chi l'ha insegnato a lei? Preso. Sicuro non sei Guglielmo Tell. Sono loro, sono loro. Presa. Oh, finalmente, però non è la nostra. L'aggiungerò alla mia collezione. Dai. Ma scusami, sta reazione è perché non era quella, lo sapevo, ovvio. Adesso puoi permetterti il biglietto per Las Vegas e ritornare alla mappa? No. Prima voglio vedere se c'è ancora qualcos'altro che possiamo fare. E adesso dov'è? A Las Vegas.
Las Vegas? Siamo appena arrivati da Los Angeles per dire le mie piume! D'altro canto, una volta preso il diamante, quale scelta migliore della terra dei cocktail di scampi a 99 centesimi per dare inizio al mio nuovo stile di vita nel lusso? Las Vegas! E non risparmiare i cavalli! Ma ce li ho i soldi! Quanto hai detto che vuoi, scusa? Tu pensa a tenere il motore acceso, Depardieu! Pronto? Va bene, fa pure! C'è un toro impazzito nel cortile, ottimo!